Ministro, con l'occasione una domanda che è forse la domanda centrale sul tema. C'è la possibilità che l'Accademia di Belle Arti diventi proprio un'università a pieno titolo? Dunque, le accademie, come sapete, hanno un percorso che è iniziato già con il ministro Manfredi per diventare sempre più simile all'università. È un percorso importante, è un percorso che dà conto alle accademie di come possono essere un punto non solo focale per la cultura, per l'arte, per la musica, ma anche per i giovani. Quindi lavorare molto affinché i giovani riescano a trovare in questo mondo accademico particolare delle situazioni simili a quello che succede nell'università. Una mostra fotografica dell'artista iraniana Fatima Rossaini in programma proprio all'Accademia delle Belle Arti. L'esposizione è stata inaugurata dalla ministra dell'Università e della Ricerca Cristina Messa nella sede dell'Accademia di Lecce. Una mostra che è un vero messaggio di pace, ma anche di ribellione rispetto a quelli che sono gli stereotipi. Ma io è da una vita che mi occupo di aspetti internazionali, di geopolitica. Questa amicizia con Fatima mi ha portato ad invitarla qui, grazie al direttore Fiore che ha immediatamente accolto questa iniziativa. Le accademie per prime si battono per la bellezza, per la cultura e devo ringraziare Fatima che ha accettato di venire dopo le esposizioni fatte in Cina, fatte a Parigi, in Iran, di venire a Lecce. Quindi anche questo è un segnale importante, importantissimo per un territorio che deve soprattutto guardare all'esterno.